Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Preparate snack, popcorn, non so, qualcosa, perché questo video probabilmente sarà infinito. Sono finalmente riuscita a recuperare la mia valigia, l'avrete visto dal video precedente. Quindi aperto e visto che ci fosse tutto e che tutto fosse come l'avevo lasciato, sono pronta a registrarvi il video haul, quindi farvi vedere tutto quello che ho effettivamente comprato. Molte delle cose neanche me le ricordavo, per dirvi. Probabilmente adesso che poi spulcerò bene una per una le cose, me ne ricorderò delle altre, quindi staremo a vedere. Comunque sono un po', penso verrà un po' lungo. PS, se vi piace questo makeup, seguitemi su Instagram perché ve l'ho caricato lì. Mi pare che vi devo dire queste cose basilari. Comunque, detto ciò, bando alle ciance, iniziamo subito. Prima di tutto vi faccio vedere i vestiti barra accessori, perché ovviamente sono le cose che ho preso di meno. Prima tra tutte, ovviamente, mi sono portata via il mio super accappatoio che ci ha fatto trovare il team in stanza, brandizzato. Qua c'è il mio nome scritto in coreano, che però si legge in questo modo qui, quindi Ilaria, così se volete scrivermelo sapete come si fa. Dovete sapere che in Corea vige un po' la legge della famosa free size. Quando leggete free size vuol dire taglia unica. Se stai dentro quella taglia, bene, altrimenti non ci sono altre misure, non è come qui, come siamo abituati noi in Europa con le solite taglie. Quindi praticamente quasi tutte le cose che ho preso o sono free size oppure sono taglie uomo, anche perché sinceramente le cose da uomo lì sono fighissime, super oversize come piacciono a me, quindi sì, penso di aver preso più cose del genere. Comunque, prima tra tutti vi faccio vedere questo accessorio qui, che è una collanina. In realtà è molto semplice perché ha la catenina con, vedete, le palline, poi ha il pendente con la farfallina, ovviamente. Questa qui credo di averla pagata 9.000 won, che sono circa 4,50 euro più o meno. Purtroppo non mi ricordo il negozio, perché questo qua stava a Hondae, nella zona appunto dove avevamo l'hotel, lungo la strada principale, per intenderci, verso la zona del karaoke. Poi ho preso questa borsettina, che è quella che praticamente mi avete visto usare tutti i giorni lì, che semplicemente è fatta in questo modo, a sacchettino, ha la calamita, ma è super capiente, non potete capire, è super capiente, bianca e color crema chiaro, non è proprio bianco, e ovviamente ha la sua tracolla. Questa qui l'avevo pagata più o meno 10.000 won, quindi anche qui fate 5 euro. Dovete sapere che lì vanno pazzi per i cappellini, quelli da baseball, insomma, per intenderci, con la visiera, anche perché li usano principalmente per coprirsi dal sole, ovviamente. Quindi ne ho presi due, sempre nello stesso negozietto. Questo qui viola, li ho pagati 15.000 won l'uno, mentre questo qui è nero con scritto Monday. Questa è l'etichetta, per farvi capire, anche qui c'è scritto free size, sempre stesso negozio, o comunque non si sa come si chiama questo negozio. Qui c'è scritto M Playground, però non so se fosse questo. Questo è il famoso cartellino size free. Questo l'ho pagato 23.000 won, quasi 24.000, quindi 18 euro. Fatto a maniche corte, è tutta intera in realtà. Sembra un maglioncino sopra una magliettina, fatta in questo modo. Ovviamente è super oversize perché credo sia da uomo. Poi in un altro negozietto, questo qua dovrebbe essere il nome del negozio effettivamente, sempre Hondae, pagata 9.000 won l'uno, quindi circa 4 euro. Questi crop top super super larghi, uno è di questo colore che è tipo grigio chiaro super freddo, e ovviamente l'ho presa anche nera. Dovete sapere che le coreane si vestono o super girly, quindi con i vestitini, cardigan, tutte quelle cose pucciosine pastellose, oppure totalmente street style, cioè non c'è una via di mezzo, è raro, rarissimo vedere una via di mezzo. Però molto spesso si mettevano magari un pantalone della tuta a vita alta, molto molto baggy, un crop normale aderente, e poi avevano questi cardigan sopra traforati, diciamo, quindi non proprio pieni. Quindi appunto ne ho preso uno, questo qua nero, e ha le stringhette davanti. Questo me l'avete visto usare anche nei vlog, quindi si vede anche indossato. Oppure c'è quest'altra versione che è già un pochino più sportiva, perché è fatta tipo a felpina crop, però vedete è super leggera, però è sempre corta, e questa ha addirittura la zip. Ho preso questa maglia nera, anche questa l'ho messa mentre ero lì, tutte queste scritte colorate dietro. Poi anche questa l'ho messa mentre ero lì, credo quando siamo andati alla Namsan Tower. Comunque è fatta così, sempre
da uomo, ovvio. Molto bellina, gigantesca, mi piace un sacco. E l'ultima è questa, che è quella che ho pagato di più sinceramente, perché l'ho pagata a 36.000 won, li faccio a loro, quindi sono tipo 28 euro, che è sempre una maglia che fa questo effetto qui. Quindi wow Ilaria, che shopping di vestiti. Però ho da farvi vedere un paio di scarpe, o meglio, non l'ho proprio presa in Corea, però le ho viste lì per la prima volta, le avevano praticamente quasi tutti, maschi, femmine, indipendentemente. Sono le Crocs Platform. Qui in Italia non le avevo ancora mai viste, quindi ho detto no, vabbè, figata, le voglio prendere. Lì costavano 69.000 won, che sono circa 50 euro. Qui in Italia costano 70 euro. Però purtroppo, ovviamente in Corea, hanno un po' il problema dei numeri grandi per quanto riguarda le scarpe. Infatti io porto di solito 40, per queste scarpe aperte, anzi a volte prendo anche 41. E loro non ce l'avevano, non so se era finiti, perché comunque è un paio di scarpe, ripeto, unisex. Però non lo avevano molto spesso. Quando chiedevo il 40 di scarpe, non avevano il numero, soprattutto per appunto le versioni femminili. Quindi insomma ve lo dico, comunque l'ho presa sul sito online queste qua, e sono appunto le Crocs fatte in questo modo con la super plat. Non vedo l'ora mi arrivino tutti i cosettini da attaccare sopra, tipo Ross appunto le ha comprate lì, vabbè lei c'ha tipo 35 di piede, quindi giustamente se non le trova lei, e ha comprato poi tutte le cosine da attaccarci. Sono strafighe, io le adoro. Ora passiamo alle cose dei BTS. Mi aspettavo di trovarne molte 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 di più in realtà, però mi hanno spiegato anche le persone che vivono là, con cui mi sono sentita online eccetera, che in Corea le cose dei BTS vengono rivendute o appunto negli store ufficiali, quindi quando trovate i Line Friend Shop oppure alla Hybe eccetera eccetera, perché loro infatti acquistano su Weverse Corea, quindi quasi sempre tutto online. Altrimenti dovete cercarle nella zona di Myeongdong e nella parte bassa, quella tipo della metro. Quindi prossima volta andrò a dare un'occhiata, perché non l'ho fatto in tempo questa volta. Comunque ho racimolato un discreto bottino, anche perché quando siamo andate era il loro anniversario, c'era il comeback e tutte cose, quindi c'erano anche un po' di cap sleeve event. Quando siamo andate sotto lì al quartiere della Hybe abbiamo fatto un giro e abbiamo preso anche un po' di cap sleeve, un po' tanti, tipo questi che non entrano neanche in un'inquadratura. Quindi sì, ve li faccio vedere molto velocemente. Ho comprato questa cap che è riutilizzabile, era troppo carina, olografica così lilla. Poi c'era un posto che faceva i waffle, che ogni tanto io ho ripreso, che ha fatto il cap sleeve event di Jimin. Questa infatti è un'altra ancora di Jimin. La cap di Jin, questa qui dei ragazzi appunto per l'anniversario del debutto. Idem questa, però è differente, una ha la foto di quando erano più piccoli e una la foto di quando erano appunto più grandi, nel periodo di Boy With Love. Questo qui è la cap di Jungkook per il nono anniversario, da quando appunto ha debuttato come membro ufficiale. Questa è un'altra di Jimin, questa qui è quella di Yoongi, e poi questi qua sono due bicchieri sempre di Jimin, del famoso carretto che faceva i waffle. Poi sempre a questi eventi cap sleeve ho preso appunto la tina dove c'era il drink, che è tutta brandizzata. Non so se sono fiera o mi vergogno di farvi vedere queste cose onestamente, comunque sono molto carine, vi rimangono come ricordo, wow. Qui dentro anche c'era il drink, e questa qui era sempre del drink, e avevo preso questa qui con Jungkook, tra l'altro questa foto bellissima. Poi questi ve li avevo fatti vedere anche, che l'avevo preso a Las Vegas, tutto il set, però mi mancava questa qui di gruppo, quindi l'ho trovata ovviamente a belli nei combini, che sono gli shop aperti 24 ore, quindi 7-Eleven, ce ne sono insomma tanti tipi. È pieno dei caffè, e per completare la collezione ho preso sempre della stessa linea, quindi la vanilla latte, perché anche di quelle singole ho la vanilla latte, questa qua di gruppo. Queste qua credo costassero tipo 2000 won, che sono circa 1,80 euro, fate voi, perché quando ho preso il set intero, ok che l'ho preso in sconto, ma credo in America le vendano a 6-7 dollari l'una. Poi siamo andati a prendere l'acqua e una signora ci ha regalato questi. Era sempre uno shop, un combini lì sotto alla Hybe. Ci ha chiesto
BTS, BTS? E noi abbiamo detto sì, certo. Ross ad esempio pensava ce li volesse vendere, in realtà poi ce li ha regalati, quindi sono troppo carini. E sono i cerotti appunto dei BT21. E sempre sotto la Hybe c'è un 7-Eleven all'angolo, ma ve l'ho fatto vedere nel vlog, quindi c'è tutto, non vi potete lamentare. Dove vendono le T-Money, che sono le card ricaricabili per i mezzi pubblici, quindi metro, autobus, eccetera, dei BTS, giustamente. Quindi non ti porti a casa un Jungkook, anche perché è l'unico che può tornare a casa con te. Lacrima silenziosa. Allora, di solito le T-Money, le card vuote, costano 4.000 won, che sono all'incirca 2,50 euro. Questa qui l'abbiamo pagata un po' di più, quindi 6.000 won. Poi invece al Line Friends Shop, che tra l'altro era vicinissimo al nostro hotel perché era proprio lì a Hyundai, ho preso questa qui che è la custodia per le AirPods di Tata. C'erano diversi personaggini, vedete, si apre così e qua tirate fuori le cuffiettine. È veramente super carino. Qua all'etichettina sotto c'è anche il buchino per la ricarica. Infatti ne ho preso anche uno per Alessia di Cimmi. Vi faccio vedere sempre le cose di Alessia. Le ho preso questo qua, che sarebbe l'airband, quindi il tipo l'accetto per capelli con attaccato Tata, che in realtà però noi vogliamo mettere sull'Army Bomb, quindi adesso vi faccio vedere con il mio. Infatti quello che ho preso io è questo qua di Cookie, no, forse si vede meglio così, vedete, è fatto così con elastico. Vi ho preso la mia Army Bomb, tra l'altro molto fiera perché sono riuscita a customizzarla tutta, guardate se non è super carina, vedete, volendo si può mettere in questo modo. Poi, come avete capito anche dal tatuaggio che ci siamo fatti, il Ross è ovviamente l'anno della tigre, questo qua del 2022, quindi c'erano i pupazzetti a tema. Io ve l'ho fatto vedere su TikTok, ho preso questo qui di Koya. Ho portato anche la confezione, anche se per metterlo in valigia l'ho dovuta schiacciare tutta, perché dai, mi piaceva troppo quella confezione, non mi andava di tenerlo senza. Questo qui forse costava 30.000 won, una cosa del genere. Per Alessia e Nicole invece mi hanno commissionato questi due qua, questo qui per Ale, i personaggini appunto in versione mini, che è una collezione a parte, e per Nicole, che è un'altra nostra amica, questo qui di RJ. Poi vi faccio vedere rapidamente le cose dei vari appunto cap sleeve. Qui ci sono un po' di freebies, quindi cartoline, le photocard e i sticker, varie cose stampate di Jimin. Qui c'è anche un mega coso che non so bene cosa sia, tipo un disco per fare aria, che non lo so, con scritto CIM. Qui idem tutte le cose di Jungkook, anche degli sticker troppo carini. I due affarini, una è una spilla di Taeyong e una di Jimin. Ora passiamo alle cose, diciamo, tipo alimentari. In realtà non ho preso tanti snack perché li abbiamo provati maggiormente lì. Comunque ho preso due cup ramen, ovviamente lì è pieno e costano pochissimo, che lo dico a fare. Infatti una cup di queste costava 1100 won più o meno, che sono 90-80 centesimi. E ho preso i Bibimian, che sono i miei preferiti, questi qua famosi col succo di mela, che in realtà non è che cambi molto da quelli normali, così per dirvi. E poi ho preso questi qua invece, che sono quelli gusto carbonara, che voglio provare ovviamente. Poi ovviamente ho preso altri Bibimian, però queste qua sono le confezioni, quelle senza la cup, insomma. Ma contate che un pacco da 5 pezzi, se non sbaglio, costava 3.000 won, 2 euro, veramente assurdo. E poi non siete pronti a vedere quanta kombucha ho comprato. Vi metto adesso qua uno screen gigante di che cos'è la kombucha nello specifico, perché sennò mi perdo. Comunque è una cosa che fa benissimo. D'estate questa è anche bella rinvigorente. Ora, questa è solo una piccola quantità di quella che le mie mani riuscivano a prendere, però vi faccio vedere un po' i gusti che ho preso. A me piace tantissimo questo di questa marca, che si chiama Tazin. Trovate le foto delle confezioni, perché appunto non le ho potute portare ovviamente perché non c'era spazio, sulla mia cartella in evidenza su Instagram. Quindi ho preso quella alla pesca, che è buonissima, per mezzo litro, perché in teoria una bustina sarebbe per mezzo litro d'acqua. Io vi consiglio sinceramente di diluirla un po' di più. Non hanno calorie, non hanno zuccheri o cose, però sono molto dolcine come gusti. Quella al limone, che personalmente finora è il mio preferito, che poi sarebbe quella versione classica, ma è molto buona anche quella
al pineapple, quindi all'ananas. Ovviamente ci sono anche altri gusti, prossimamente, prossima volta che vado sicuramente li provo. Questi qua stavano in sconto da Olive Young, una confezione grande, mi pare di averla pagata sui 5.000 won, quindi anche qui 3,30 euro. Io sto facendo molto approssimato, però più o meno i prezzi insomma così sono. Prima di passare alla skincare, ovviamente c'è tutto il reparto lentine a contatto, che sono parecchie. Questa è solo, oddio, guarda che scaduto. Questa qui è solo una parte. Ovunque vi girate in Corea c'è un negozio di lenti a contatto. Quasi 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 se la compete con i negozi di Olive Young che trovate, che sarebbero tipo i nostri, non lo so, per dire, acqua e sapone, che quindi vendono makeup, skincare, un po' di tutto praticamente. Quindi vi faccio vedere quali ho comprato e anche le marche. Iniziamo da quelle che ho su oggi, che sono queste qui, color, qui c'è scritto brown sulla confezione, però sono, vedete, un marroncino molto chiaro. Mi piacciono tantissimo perché io, avendo l'occhio piccolo, queste tendono ad aprirlo tantissimo. Se vi piace questo effetto anche a voi, vi consiglio di prendere le lenti che hanno sempre il contornino un po' più scuro. Quelle che ho oggi sono queste qui. Altro consiglio che vi do: provate prima le Day Look, che sono quelle giornaliere ovviamente, e poi se vi piace il colore prendete quelle mensili, perché a comparazione di prezzo vi convengono molto di più. Infatti queste confezioni qua, diciamo giornaliere, quindi io poi ovviamente ho l'altro pacchetto così si compensano, e 5,5 ne fanno almeno 10. Due confezioni l'ho pagata all'incirca sui 16.000. quindi i colori brown sicuramente sono tra i miei preferiti. Personalmente trovo che quelle grigie molto spesso siano un pochino troppo finte come effetto. Però ad esempio queste qua che ho preso il primissimo giorno che sono arrivata sono della Olens e sono le colorazioni grey, però sono principalmente più contorno che colore. Infatti l'effetto è molto 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 naturale. E queste qua sono quelle che forse ho pagato un pelo di più, però sono anche di più nella confezione, perché sono 20 pezzi. E le ho pagate 24.000 won. Poi di quest'altro marchio ho preso le Space Gray Planet, che dovrebbero essere di questo colore, quindi tipo, vedete, un po' sfumate con il violetto. Le devo provare perché queste non le ho ancora aperte. Ovviamente io le prendo senza prescrizione perché, lo sapete, mi sono anche operata. Infatti prima di comprarle ho chiesto anche al chirurgo: sentimi, ma le lenti in contatto colorate le posso mettere? Mi ha detto sì, tranquilla. Ovviamente chiedete sempre e assicuratevi che sia passato il tempo giusto. Quest'altre sono altre grey, sinceramente mi sono piaciute un pelino di più. Questa marca la trovate molto spesso, una di quelle un po' più economiche. Ultimo paio giornaliere sono le grey, anche queste le ho provate e danno proprio un effetto, questo è proprio effetto bambolina. Queste vi fanno l'occhio super a palla, vedete che contorno super definito che hanno. Queste qua sono quelle mensili che ho preso, c'era una sorta di promozione, quindi prendi due paghi uno. Infatti il marchio è sempre Wonder Eye, una è la versione circle e l'altra è la versione normale. Di una ho preso le light grey e quest'altra sono le hazelnut, quindi mi sono mantenuta praticamente su questi colori, grey e marroncino. Non ho provato né quelle verdi né nient'altro perché le trovo molto più difficili come colori, sembrano sempre troppo troppo finti. Alla fine ragazzi il video viene troppo lungo, quindi ho deciso che questa sarà la prima parte dove vi ho fatto vedere un po' le cose miste, mentre per il makeup e la skincare ci vediamo con la parte 2 perché altrimenti non finiamo più. Quindi spero che questa prima parte vi sia piaciuta, scrivetemi qua sotto se avete anche altri posti da consigliarmi per le prossime volte, dove posso andare a spulciare, qual è il vostro acquisto preferito che avete visto in questa parte. Vi mando un bacio e vi aspetto alla prossima, ciao!